Tra loro c'è anche chi ha alle spalle 15 o addirittura 20 anni di precariato, ma nonostante ciò rischiano di non avere riconfermato l'incarico. Sono i docenti e il personale ATA della provincia di Agrigento che si trovano in sito impermanente nei pressi dell'ufficio scolastico provinciale. Nel solo territorio agrigentino sono 680 i tagli tra docenti e personale ATA, una protesta che si trasforma anche in un momento di informazione nei confronti dei cittadini. A rischio, come spiegano, non sono solo 680 posti di lavoro per altrettante famiglie, ma l'educazione e l'istruzione, oltre alla sicurezza, per tanti alunni e studenti che si troveranno stipati in aule non adeguate, anche in 35 per classe. Ci deve spiegare il Ministro che cosa c'è di buono a lavorare in una classe con 35 e più alunni, come intende con questa riforma formare il futuro della società italiana, perché il ragazzo è a scuola che si forma, la sua personalità, la sua preparazione, le sue competenze. E se dal governo e dalla regione arrivano proposte salva precari, i docenti e il personale ATA non ci stanno, definendole esclusivamente interventi tampone. Il salva precari non salva nessuno, il salva precari prevede dei progetti soltanto per alcune discipline che sono nella fattispecie italiano, sostegno, matematica e qualche figura ATA, soltanto amministrativi e tecnici, dei progetti regionali che sono sotto forma di un contratto atipico, che non versa neanche i contributi, non dà neanche anzianità. Una riforma che penalizza anche gli studenti che hanno necessità del docente di sostegno. Abbiamo scuole, per esempio come la mia, dove frequenta mia figlia perché è una bimba disabile, dove ci sono 5 docenti con 7 disabili gravi. Quindi a questo punto il dirigente si ritrova in crisi, nel senso che a chi deve dare queste ore, come le deve distribuire e questi bambini che diritto avranno allo studio? Viene garantito oppure viene proprio violato? E io in questo caso credo proprio che venga violato, perché l'anno scorso abbiamo risolto con i ricorsi al TAR, i genitori si sono dovuti pagare i ricorsi al TAR per avere riconosciuto questo diritto e hanno vinto la causa, hanno avuto il loro docente. E questa mattina a incontrare i precari al Viale della Vittoria c'era anche il senatore d'Italia dei Valori Fabio Giambrone, che da giorni sta incontrando i precari della scuola siciliani. Per dire no ad una brutta riforma promossa dal governo Berlusconi, che sostanzialmente mortifica diritti di cittadini, mortifica le tante importanti esperienze e professionalità che gravano intorno al mondo della scuola. Intanto i precari annunciano che la protesta continuerà ad oltranza anche nei prossimi giorni.